In cucina possiamo non solo cucinare, ma anche preparare dei rimedi molto utili per la nostra salute. Possiamo approfittare dell'estate per continuare il nostro programma di depurazione e per rafforzare la nostra salute e il sistema immunitario in vista dell'inverno. Sicuramente se avete un po' seguito i miei consigli avrete usato un po' di più i cereali integrali e le verdure di stagione e sarete sicuramente a buon punto. Un uomo occidentale medio consuma 95 kg di carne all'anno, 85 kg di latte e derivati e 50 kg di zucchero. Sono cifre costantemente in aumento e sono veramente impressionanti. Sicuramente ridurre i cibi di origine animale o eliminarli del tutto come ho fatto io da tempo può aiutarci per intraprendere un nuovo stile di vita più sano, non solo per il nostro corpo ma anche per la nostra mente. Prima delle vacanze possiamo imparare a preparare un brodo che non è soltanto snellente e dimagrante ma ha delle proprietà curative grazie alle caratteristiche dei funghi shiitake che io ho incontrato sulla mia strada studiando la macrobiotica. I funghi shiitake si usano essiccati, hanno delle proprietà molto importanti, sono in grado di stimolare i globuli bianchi che sono la cellula fondamentale del nostro sistema immunitario, hanno un'attività antivirale soprattutto nei confronti di alcuni retrovirus e soprattutto nei pazienti a cui diciamo è stato diagnosticato un tumore spesso viene consigliato per tutta la vita. Cosa ci servirà? Un litro d'acqua, due funghi shiitake e 5 cm di alga kombu. Anche questa alga kombu non vi intimorite perché ci servirà sicuramente per aiutarci nella cottura dei legumi rendendoli più digeribili. Si portano a bollore questi due ingredienti come vi ho detto e si lascia cuocere per 5 minuti. Possiamo preparare questo brodo e berlo due volte al giorno prima dei pasti, preferibilmente a digiuno. Possiamo portarlo in tavola anche ai nostri ospiti, condendolo con un po' di salsa di soia, prezzemolo tritato, del cipollotto fresco e del succo di zenzero che si ottiene semplicemente strizzando tra le mani la polpa dello zenzero tritato. Avremo un brodo non soltanto snellente e dimagrante ma anche curativo che ci porterà in forma e raggianti verso le nostre vacanze. Ciao Roberto, i nostri amici ci chiedono cosa ne pensi delle diete più in auge, visto che ora vogliono essere tutti in forma per la bella stagione, quali possono essere i rischi veri per la nostra salute? Ne penso tutto il male possibile, mi riferisco soprattutto a queste diete molto di moda iperproteiche. In realtà se andiamo a vedere non risolvono il problema, anzi lo aggravano. Non vanno a toccare il grasso periviscerale che è quello responsabile poi di tutte le patologie cardiovascolari e metaboliche. Fanno perdere qualche chilo ma spesso è massa muscolare piuttosto che perdite di liquidi. E creano un vero e proprio malassorbimento. Alla fine il danno renale, il danno pancreatico e epatico è quasi scontato. A distanza anche breve cominciano a insorgere veramente delle complicanze importanti. Se andiamo a vedere poi 3 mesi dopo l'interruzione di queste diete, spesso la persona è ingrassata più di quando era partito in questa avventura, chiamiamola così. Quali cambiamenti possiamo fare per rimanere in forma ma soprattutto in salute? Beh, il cambiamento non può essere solo alimentare, bisogna cambiare stile di vita. Per capire e avere ragione veramente del grasso, dobbiamo riflettere sul perché ingrassiamo. Noi ingrassiamo quando ci intossichiamo. La cellula nobile del fegato, l'epatocita, a livello di cellula staminale si trasforma in adipocita, quindi un grande contenitore di tossine. L'unico modo quindi che abbiamo per risolvere definitivamente il problema è stoppare l'intossicazione, quindi capire cosa ci intossica, smetterla e avviare un processo di detossificazione. Può essere a questo punto anche l'utile l'ausilio di rimedi naturali che aiutino il fegato a essere un organo di nuovo emuntorio e avviare un processo di drenaggio alla fine. Hai qualche cosa in particolare da raccomandare di non fare? Certo, una riflessione sul bere. Viene sempre consigliato col caldo bere molto, bere molto. Cosa bere?
L'alcol d'estate col caldo ha un effetto ancora più dannoso che bevuto col freddo, perché fa perdere in realtà dei liquidi e aumenta la sensazione di calore interno. E fare molto attenzione a queste bevande dolcificate spesso con il fruttosio, magari anche light, che in realtà provoca una sorta di dipendenza nel nostro organismo e sono alla fine molto tossiche. Grazie della tua rubrica. A te. Io vi lascio con questa citazione di Lao Tzu: ogni viaggio inizia con un passo. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata del Mondo di Vega Chef. Ciao ciao!